Grazie Presidente. Io innanzitutto ringrazio gli assessori per essere presenti, perché insomma, dimostrano comunque sempre la loro disponibilità a venire a rispondere alle domande e alle osservazioni dei consiglieri. Non mi starò a dilungare sull'aeroporto di Forlì, dato che il consigliere Pompignoli ha già espresso pienamente, ha già spiegato qual è la situazione, quale potrebbe essere eventualmente la sinergia con Bologna, auspicabile la sinergia con Bologna, sinergia che ci augureremmo di trovare anche declinata nel PRIT che, ecco, per finire di citare Forlì, ha fatto un po' la fine di Alcombe, perché tutti sanno che esiste ma nessuno sa che fine ha fatto, visto che è da ottobre del 2015 che si aspetta di discutere. Per quanto riguarda Rimini invece, diciamo che la richiesta che avevo fatto io era più in un'ottica di audizione piuttosto che di informativa, tant'è che oggi purtroppo, seppur ringraziandovi nuovamente per essere venuti qua, ci avete dato tutto sommato delle notizie, dei numeri che avevamo già, vuoi per risposte a interrogazioni fatte, vuoi per notizie di stampa, vuoi per accessi agli atti, vuoi perché comunque sui territori i documenti e le informazioni girano. Diciamo che ad oggi questa informativa serve solo a dare conferma di notizie che avevamo già. L'ottica dell'audizione era rivolta soprattutto ai vertici di Erriminum, i quali signori hanno gentilmente declinato l'invito con una nota direi discutibile, per non dire offensiva, nei confronti di questa assemblea, perché vabbè, dicono di non poter essere presenti oggi a causa di impegni, e questo per carità è comprensibile, però contestualmente asseriscono anche alcune cose che secondo me sono, e secondo noi sono, molto contestabili. Innanzitutto il fatto che sarà opportuno stabilire una nuova data una volta che Erriminum avrà ottenuto il decreto interministeriale MIT-MEF, e qui non capiamo per quale motivo, visto che comunque ad oggi Erriminum opera, l'aeroporto è aperto, comunque l'aeroporto fa utili, allora non capiamo per quale motivo, per venire qui in audizione davanti a un'assemblea legislativa che fino a prova contraria è ancora l'organo democratico di questa regione, serva un decreto definitivo trentennale, che poi probabilmente diventerà di 32-33 anni, perché sono passati già degli anni da quando è stata fatta la convenzione tra ENAC ed Erriminum. È necessario per venire qui, ma non è necessario per fare utili non collegati ad investimenti, perché gli investimenti poi invece lo ricollegano sempre al fatto che, non avendo il decreto ministeriale definitivo, non fanno investimenti, non possono fare investimenti. Ma allora il rischio di impresa di chi è? È di Erriminum oppure è dei ministeri del MIT e del MEF? Perché io, prima di dare un decreto trentennale che affida ad una società per 30 anni un aeroporto, magari mi aspetterei che venisse rispettato quel piano di investimenti e quindi di risultati, e non parlo di risultati economici, perché francamente se Erriminum fa utili o meno sono affari loro, ma di risultati in termini di ritorno per il territorio, perché noi ci dobbiamo occupare del ritorno che ha il territorio. Mi aspetterei, se fossi al Ministero, che prima venissero effettuati gli investimenti e rispettati i piani promessi e poi eventualmente concedere la concessione, non il contrario, avere prima la concessione e poi ti farò gli investimenti, anche perché quei piani ad oggi non sono stati rispettati, perché ad oggi Erriminum fa atterrare a Rimini 230.000 persone circa, quando invece il piano ne prevedeva 852.000 nel 2017, quindi dubito che si arrivi al famoso milione di passeggeri nel 2019, che ricorda un po' il milione di posti di lavoro di Berlusconi. Francamente è una cifra che ogni tanto ritorna quando si vogliono fare grandi proclami. Altra questione discutibile, ecco, nota oltretutto, piccolo dettaglio: questi 230.000 passeggeri non solo sono inferiori rispetto a quello che era stato promesso, ma non a voce, nella relazione presentata ad ENAC per avere la convenzione per gestire e aprire l'aeroporto, ma anche sono inferiori addirittura ai risultati che faceva Eradria quando era già sull'orlo del fallimento. È
Adrian faceva il doppio, quando era in gestione straordinario e quando c'era l'aereo club a gestire lo scalo di Rimini. Questa ad oggi è la situazione. Questi signori avrebbero dovuto avere la decenza di venire a giustificarci questi numeri. Oltretutto, non solo ci dicono non possiamo venire, ma se veniamo, prima vogliamo sapere le domande perché le vogliamo girare ad ENAC, cioè quindi il controllore che gira, si fa fare i compiti, cioè il controllato che si fa fare i compiti dal controllore, mi sembra una cosa alquanto strana. E in più vorremmo venire con ENAC, quindi accompagnati dai genitori. Ultimo, ma non ultimo, e qui faccio anche una richiesta esplicita sia alla commissione che agli assessori, ci dicono vabbè, noi comunque con la giunta ci parliamo già e incontreremo l'assessore Donini il 15 di settembre. Ora, salvo che si voglia avallare il fatto che l'assemblea legislativa non conta nulla, l'importante è parlare con chi governa, punto e basta, sarebbe opportuno che l'assessore Donini rinviasse questo appuntamento. Vedo che facendo di no, quindi non so, io a noi ci hanno risposto che avevano già fissato un appuntamento con lei e che quindi loro con chi governa parlano già e quindi è tutto a posto. Per noi, certo sì, per noi non è a posto per nulla in una situazione del genere, quindi se, metto il se perché vedo che l'assessore Donini dice di non avere questo appuntamento in agenda, sarebbe opportuno o essere qui il 15, visto che verranno i signori di Rimini, a quel punto cogliere l'occasione per ascoltarli, oppure chiedere all'assessore Donini di confrontarsi con questi signori nel rispetto di un'assemblea dicendo ok, incontriamo però anche i consiglieri in commissione che hanno necessità di farvi delle domande. Per quanto riguarda invece la questione co-marketing, diciamo che in parte l'assessore Corsini ha già chiarito alcuni dubbi che avevo visto l'agenzia stampa di Ryanair, che appunto annunciava futuri progetti con lo scalo di Rimini. Volevamo sapere se avevano notizie rispettivamente proprio questa notizia, questa agenzia che è uscita, se viceversa comunque in linea generale per quanto riguarda i bandi di progetti di co-marketing hanno già un'idea di quanto si potrà stanziare per questi bandi e eventualmente poi se l'assessore Corsini è disponibile a venire ad illustrare una volta che avranno pianificato un po' l'attività anche di promozione sia nei confronti dei tour operator sia nei confronti dei vettori aerei e venire a illustrare quali saranno appunto le future strategie e le azioni che vorrà fare l'assessorato in merito. Grazie.